voi per parlare di capelli, perché secondo me sono un grande elemento di seduzione, perlomeno per me, mi piacciono tantissimo. E quindi ho pensato a questo tipo di video, ovvero io spesse volte vi ho dato consigli, vi ho detto come curo i miei capelli, vi ho detto come penso che faccia bene al capello, vi ho detto cosa penso faccia bene al capello, eccetera eccetera. Però volevo racchiudere in questa rubrica solo consigli per quanto riguarda i capelli, perché magari può essere più diretto. Voi lo sapete, questo tipo di video mi piacciono perché, anche se a volte dicono cose più semplici e banali del mondo, sono importanti anche quelle, soprattutto quelle, perché magari sono le prime cose che non vengono fatte. E quindi, come faccio anche per altri argomenti, per altre rubriche, voglio farne una a parte per i capelli. Io spero possa interessarvi, possa piacervi e la possiate trovare comunque utile. Prima di cominciare però vi lascio la sigla e torno subito con i miei consigli. È quello di utilizzare prodotti con buon inci per quanto riguarda i capelli, ma non solo, però in questo caso parliamo di capelli, perché secondo me fanno davvero la differenza. Io l'ho provato sulla mia pelle, cioè sui miei capelli in realtà, lo provo e lo vedo tutti i giorni, perché i miei capelli non sono mai stati come ce li ho adesso, non sono mai stati così nutriti, così idratati. E comunque, ragazze, io ho i capelli lunghi e le lunghezze purtroppo, volente o nolente, sono comunque molto secche e aride, quindi nonostante ciò, nonostante io prima di qualche anno fa non avessi mai fatto nessun tipo di colore, mai niente, i miei capelli fossero al 100% naturali, non li ho mai avuti così belli e sani come ce l'ho adesso, nonostante io abbia il colore, abbia il balayage, insomma. Quindi questo secondo me vi fa capire quanto sia importante l'utilizzo dei prodotti giusti, e quindi il primo consiglio è proprio questo. Anche se all'inizio è difficile, è vero, è difficile, perché quando si tolgono tutti i siliconi dei vostri capelli, quando cominciate a vedere la realtà dei fatti, è abbastanza difficile. La gente dice: ma che me ne importa, uso i siliconi, arrivederci. Ma invece se teniamo duro, se ci teniamo a curarli in questo modo, avremo dei grandi risultati. Quindi non mi voglio dilungare troppo su questo punto. Ovviamente, se è un argomento che vi interessa, informatevi in giro, appunto, sia su YouTube sia sul web. Non è difficile anche per quanto riguarda i prodotti, anzi sul mio canale, come su tanti altri, trovate tanti shampoo, tanti balsamo con buon inci, quindi non è difficile trovarne, i prezzi non sono alti, si trovano anche cose low cost, cose alla portata di tutti, eccetera eccetera. Quindi non vi fasciate la testa prima di cadere, perché non cadrete, perché insomma a volte si pensano: vabbè, costano troppo. Invece no, se avete intenzione di prendere questa strada, insomma, prendetela, non abbiate paura di nulla, perché tutto è possibile e non sarà uno shampoo o un balsamo che non si riesce a trovare usando prodotti con buon inci. Detto questo, passo subito al secondo punto, perché lo so come sono fatta, poi non smetto più di parlare e non voglio che voi vi stanchiate, e quindi vi dico il secondo punto: non stressarli troppo con il calore. Questo punto, ovviamente tutti i punti che tratto, se le persone con cui se voi che siete dall'altra parte vi intendete, amate a prendervi cura dei capelli eccetera, li saprete tutti e sono felice. Se è così, ditemelo, perché ne sarò veramente felicissima. E quindi, però, c'è può essere qualcuno che non lo immagina, e vi faccio appunto anche qualche esempio. Dicevo, non stressare troppo i capelli con il calore, perché sì, i capelli sono morti, eccetera eccetera, sì, tutto quello che volete, ma comunque il capello può essere danneggiato dal troppo calore, sia dal sole. Infatti io d'estate li proteggo sempre con fasce, cappelli, li intreccio, per esempio appunto in una treccia, li annodo, insomma faccio una pettinatura di modo da non tenerli sciolti e al sole. Li copro sempre, li metto all'ombra, perché appunto si sfaldano, si sfibrano, si seccano, poi comunque anche l'aria solo di mare li secca e li fa, figuriamoci il sole, e poi il calore in generale, quindi phon, piastre e tutto ciò che sia caldo. Vi volevo fare un esempio: molta gente dice, beh no, io non uso phon, non uso piastre, non uso niente, ma uso praticamente, mi faccio fare sempre la piega dalla parrucchiera. Peggio di cantare di notte, ragazze, perché proprio i parrucchieri, per metterli in riga, per dare quella piega fatta ad hoc, hanno bisogno di
dare molto calore sul capello. Infatti, se ci fate caso, a volte appoggiano proprio addirittura il phon sul capello, massima potenza. A volte io non so voi, ma sento anche puzza di bruciato, quindi figuriamoci, cosa che ad esempio non sento con la piastra, figuratevi. Comunque, questo per dirvi cosa che non dovete pensare ai luoghi comuni, quindi piastre, no, però ecco qua, phon sì, no, in generale il troppo calore, il calore forte, sempre troppo, troppo, troppo fa male al capello. Però il consiglio di rimando, il consiglio di riflesso è allo stesso tempo non fossilizzarci su questa cosa. Piegate, mettetevi in piega i capelli quando li lavate, ecco, non eccedete, però non è che uno non si può mettere manco in piega i capelli, perché ragazzi, io in dei periodi mi ero anche fissata che non lo facevo più, ma poi erano soltanto brutti quei capelli, cioè non erano belli da vedere perché magari i miei sono crespi, sono secchi, quindi ho bisogno della messa in piega. Magari ovviamente chi non ne ha bisogno, ben venga, ancora meglio che non usa il calore. Ma la parentesi era non vi fossilizzate, perché appunto io prima manco lo facevo tanto e i capelli non erano mai stati belli come adesso. Adesso li piego sempre e stanno benissimo, non ho mai avuto zero doppie punte, tra virgolette, zero tra virgolette, come adesso. Non mi voglio dilungare anche su questo punto e quindi passiamo al prossimo. E il prossimo si rifà a quello che ho appena detto, perché ragazze mi spoilero tanto che voglio dire troppe cose. Poi dico cose, cioè già ve l'ho anticipato, quindi meglio così, così facciamo prima. Indossa la pettinatura che ami senza essere schiava. Appunto, non siate schiave del non utilizzare il calore o qualsiasi cosa. Utilizzate la pettinatura che amate. Ed è bello anche cambiare. Io per esempio che ho la possibilità, nel senso che lo so fare da sola, ho i prodotti, gli strumenti adatti che sono validi e sono di ottima qualità, mi piace farlo, eccetera, eccetera. Il capello comunque che me lo permette, perché per dire, se avessi un capello afro, piastra oggi, piastra domani, lo andiamo a rovinare, perché quello è veramente molto delicato e sottile. Invece ho un capello che mi permette di cambiare sempre, amo cambiare sempre pettinatura e sentirmi comunque bella, tra virgolette, cambiando. E quindi il consiglio, questo qui è andato già con l'anticipazione precedente: non tingere e stingere troppo. Vabbè, questo è un consiglio classico, nel senso, ragazze, è ovvio che se voi curate i capelli categoricamente, però poi fate tinture, su schiariture, su tinture, cioè il capello, per quanto possa essere fantastico, io ve lo auguro che mantenga tutto questo, però secondo me si rovina, perché comunque andate ad agire troppo, soprattutto quando si parla di schiariture, quando si parla di andare a schiarire appunto il capello. Quindi stiamo attente, cerchiamo di fare, insomma, di pensarci bene quando vogliamo fare un trattamento, perché poi andarlo a coprire, andarlo a rifare, eccetera, danneggia irreparabilmente il nostro capello. E questo spero lo sappiate già, perché è abbastanza ovvio. Curali, idratali e nutrili ogni giorno. Sembra uno spot pubblicitario, però ho scritto proprio così. Curali, idratali e nutrili, sì, soprattutto perché, anche questo consiglio, se seguite i miei video già lo saprete, è importante, cosa che non si pensa, si fa solo quando appunto si fa lo styling. Cioè, dicevo, mi sono persa. Si mettono creme, si mettono olio, eccetera, eccetera. No, lo dobbiamo fare anche, è buono e ottimo per i capelli farlo anche durante tutti i giorni. Ogni tanto io prendo e metto un po' di crema per i capelli. La sera prendo e metto la crema per i capelli. Se avessi un prodotto che non so, si spruzza tra i capelli che li idratasse, lo farei. Insomma, veramente anche tutti i giorni, anche quando sono sporchi, magari il giorno dopo li lavo, le punte e le lunghezze, soprattutto che a me sono per esempio tanto aride, io le vado ad idratare sempre, perché appunto faccio sì che il capello mantenga un po' più l'elasticità, appunto l'acqua, l'idratazione, e non si spezzi più facilmente, non si secchi più facilmente, eccetera. Io ragazze ho finito, spero che questo video vi sia stato utile e spero che abbiate piacere di vederne altri, sempre con, diciamo, questa rubrica per prendersi cura dei capelli, per farli crescere sani e forti. Io spero che abbiate piacere, come sempre, di lasciarmi un like per sostenerci, vi ringrazio tanto se lo farete, scriveteci nei commenti qualsiasi cosa vogliate, saremo felici di rispondervi, di togliervi dei dubbi e così via. Seguiteci su tutti i social che trovate alla fine del video e non solo. Vi bacio, ci vediamo alla prossima, grazie per aver guardato il video.